Voi non lo sapete, ma Cristiano Di Stefano è un amante del Brasile. Assolutamente, viva Brasil! Prima di sposarsi, perché ormai si è sposato, è pazzo di figli, quindi ormai mai non abbiamo... si può muovere da casa. Difatti, l'incidente che ha avuto alla gamba, lui dice che fu per lo scooter, e sua moglie che ci rompiva i cannelli dei armi quando aveva deciso di andarsene in Brasile. Volevo tornare in Brasile ed è successo. Perché lui è davvero un amante del Brasile, no? Ora c'era questo amico che incontra l'amico, perché gli amici del Brasiletto ci sono sempre. Dice, Maro, sai che te a dire? Ci vuole che c'è la zona gialla, cosa, si può viaggiare. Dice, me ne voglio andare in Brasile. Dice, Maro, stai in Brasile? Dice, Maro, sì, parto la prossima settimana. Maro, se vai a Brasile, ma fare un favore, mi devi portare un pappagallo brasiliano. Dice, Maro, non ti porto un pappagallo, che sei l'amico mio, che sei mio frate. Va bene, Ambaro, dopo otto bello pappagallo brasiliano di chi te caparono, no, dice, perché io ho avuto sempre questo desiderio da quando ero bambino. Tranquillo che tu porta tu compare un pappagallo brasiliano, non ci sono problemi. Questo parte, ora Cristiano mi è testimone, Cristiano. Una volta che uno arriva al Brasile, a Rio de Janeiro, Fimmere, cose, Copacabana, Copacabana, Tetabana, Tetabana, che ci portava pappagallo, stava pensando a io, no? Basta, dopo qualche 15 anni tornavo dal viaggio e il pappagallo se l'avevo scordato. Per cui come arrivavo all'aeroporto di Catania, dice, beh, oh pappagallo dell'amico mio, mi scordai, che ora come faccio? Che ora vado in un negozio, in un'uccelleria qua a Catania, trovo un pappagallo, no? Effettivamente questo entra in questa uccelleria, dice, buongiorno, senta, ci vorrei un pappagallo brasiliano. No, dice, guarda, i pappagalli brasiliani purtroppo ce l'abbiamo finito. Dice, l'ultimo veniamo passando ieri. Dice, se vuole le posso dare un gufo. Un gufo. Che fare con il gufo? Come vuole un pappagallo e io ci porto un gufo, scusi. Se pigliasse un gufo, no, con 100 euro fanno un bassone. Ma scusa, se io c'è a portare un pappagallo brasiliano, che cosa c'entra un gufo? Ma che c'entra, scusa, l'amico so, l'ha visto mai un pappagallo brasiliano dal vivo? Dice no, e allora lei ci porta un gufo e ci dice che è un pappagallo brasiliano, tanto che fa? Scusa, con 100 euro, ci voglio con tutta l'aggia, 100 euro caggia, è un affare. Vabbè, se non c'è altro, mi rasse questo gufo, chi so, si accatto un gufo, caggia, arriva dall'amico suo, mare. Se portai un pappagallo, che è fino a mondo, vado a chi c'è qua, ci porta questa viaggio, questo gufo. L'amico son, pare, sì, me frate, ti voglio bene, si lasciano, ognuno passa a casa, dopo circa 6 mesi si incontrano. C'è mare, ma dimmi una cosa, ma questo pappagallo come finivo? C'è mare, per dire la verità, di parlare non parla, ma quando ci parlo io sta attento.